Non si ferma più, non si ferma più. Salve a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video. Ebbene sì, oggi anch'io parlerò di questi fidget spinner. Mamma mia! Raga, ormai, cioè, siete tutti impazziti per questo, compreso io. E devo dire che fino a qualche settimana fa ho portato sul canale una scalberico dove ne parlavo per circa un minuto. Quando l'ho ordinato io da Amazon, in pochi sapevano cosa fosse questo coso, che poi l'ho anche distrutto, ma vabbè, sono dettagli. Devo essere sincero, io inizialmente questi fidget spinner li ho visti online, su Facebook, perché mi capitavano in home. E quando li ho visti per la prima volta, non ci ho fatto caso ed è successo tipo 3-4 mesi fa. A primo impatto dissi subito, cavolo che bello, lo voglio anch'io. Ma non sapevo il nome, ma non mi ero informato. Un mese e mezzo fa circa vedo il video di JumpyTech, che saluto, ciao Jumpy, e fa vedere questo fidget spinner. Io onestamente prima di quel video non conoscevo il nome di questo giochino, quindi da quel giorno ho ordinato il mio primo fidget spinner, che è stato questo qui appunto. Questo qui l'ho ordinato da Amazon con questa scatoletta inclusa e ci ha messo 2 settimane per arrivare, perché io abito a Bari e il Prime non esiste, e ci ha messo 2 settimane. Quando mi è arrivato a casa non era ancora esplosa la moda, ci giocavo e la gente faceva ma che cos'è? Ma che cos'è? Peccato sia durato poco, perché dopo 3 giorni boom, tutti quanti i video su fidget spinner e addio mondo. E perché proprio io non devo portare un video sui fidget spinner, che sono stato uno dei primi a comprarlo? Quindi oggi sono qui per fare una recensione, tra virgolette, dei miei fidget spinner, dato che sono 1, 2, 3, 4, ne sono 6. Quindi buona visione. Molti potrebbero dire ma che cosa ce ne frega dei tuoi fidget spinner? Io in realtà questi video li cerco su YouTube e quando ci sono i nomi io li clicco, perché boh, non so, un qualcosa dentro di me ha interesse a guardarli, non so per quale motivo. Ma vabbè, e oggi sono qui per dirvi quello che costa meno, quello che costa di più, quali sono le differenze. Non ho mai fatto un video del genere, forse non ne sono capace, non lo so. Ma vabbè, cominciamo. Questo è il mio primo fidget spinner, che mi è arrivato insieme a questa scatola. All'interno c'era anche un fazzoletto per lucidarlo, ma... Ma perché mi date un fazzoletto per lucidare il mio spinner? Ma che me ne faccio? Devo dire che... mi è caduto un sacco di volte... Raga, ma se vi dico che cosa ho fatto con questo fidget spinner, non ci credete neanche. Ci ho tipo messo lo zucchero, l'ho tipo bagnato, ci ho messo l'olio. E vive ancora! Avrà almeno un mese di vita e l'avrò fatto cadere, vi faccio vedere. Raga, è formidabile. Per capire se uno spinner è buono, almeno penso sia così, facendo questo, non si dovrebbe fermare. Invece... con questo qui che ho sempre ordinato da Amazon, che penso sia in... non lo so, metallo, non lo so, non me lo ricordo. Non sono qui per fare il maestro dei fidget spinner, però vi do qualche dritta, perché vedo molti che magari non sanno, poi li acquistano e spendono tanto, spendono poco e magari fa anche schifo. Questo qui, ci ho speso 7 euro più spedizioni da Amazon, ha un bel suono, devo dire. È molto bello, vi faccio sentire. Però ho un problema. Questo si ferma molto facilmente, infatti dovete tenerlo sempre così. Magari ho sbagliato io, ho preso quello sbagliato, non lo so. Magari ci sono quelli più buoni dello stesso tipo. Magari sono sfortunato io, però facendo così questo qui si ferma. Vabbè, però è comunque bello. Poi ho acquistato questo qui per sbaglio, perché mentre acquistavo questo, per sbaglio ho cliccato anche su questo qui. In realtà potevo anche annullare la spedizione, però ho detto vabbè, ormai l'ho cliccato, lo do a mia sorella. Infatti questo è di mia sorella, che l'ha distrutto. No, in realtà non l'ha distrutto, ha perso il tappo, non lo trova più. Però comunque, gira. Ed è anche velocissimo, raga. Quando uno spinner è buono lo capite dalla velocità e dal materiale. Ad esempio questo qui ha un ottimo materiale. Questo qui, sempre da Amazon come quello blu, ha un ottimo materiale, molto molto buono. Questo qui l'ho pagato 4 euro. Devo dire che è ottimo, oltre al materiale. Però raga, se vi faccio vedere, guardate, è resistentissimo, raga, mi sarà caduto almeno un 2000 volte e gira che è una bellezza. Dovete fare molta attenzione, perché anche questo qui 4 euro, però non si ferma. Il suono di ogni spinner cambia. Ad esempio questo qui ha un altro suono. Questo qui a suono è messo malissimo, malissimo. Poi è giallo come la mia maglia. Vi faccio sentire.
Beh, devo dire che 2,50€ è molto ma molto veloce, dovrebbe raggiungere un minuto, però raga, per 2,50€, cioè, a parte il suono che se tipo lo usi a scuola, in classe, durante un compito, assolutamente no. Invece questo qui che vi ho già fatto vedere, sempre acquistato da due negozi diversi di cinesi, questo da una parte e questo da un'altra parte, questo qui è molto meglio, ha un suono molto più fluido, più resistente, invece questo qui è molto plasticoso, non mi piace. Infatti quello giallo non è mio, è di mio padre, hanno contagiato anche lui. Ma arriviamo al pezzo forte, che è quello lì. Questo qui è di ferro, l'ho sempre preso da Amazon, perché raga, i migliori li trovate lì la maggior parte delle volte. Se volete uno spinner buono, questi qui non si trovano ancora nei negozi. Per ora, questo qui è il più veloce di tutti gli altri e fa un suono che è meraviglioso. A parte questi suoni di bambini che urlano. Questo qui gira per 3 minuti e mezzo, più o meno. Poi dopo magari farò il test della velocità e vi farò vedere quanto durano tutti gli altri. Però questo è il più veloce che ho acquistato fino ad oggi. Pagato 25€ e l'ho avuto dentro questa scatoletta. E mi sono promesso di non acquistarne altri, perché ho detto vabbè dai, ne prendo uno buono e non ne compro più. Infatti questo è l'ultimo. Basta raga, non ne compro più. Sto esagerando. Si ferma più, non si ferma più. Non ci voglio credere, 4 minuti, non ci voglio credere. Assurdo raga, assurdo. Assurdo. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un like e condividere questo video ovunque voi vogliate. Lo so, questo è un video diverso dal solito, non porto mai questo genere di cose, però vabbè, ho detto proviamo a portare un video sugli spinner dato che me l'avete richiesto e spero vi sia piaciuto. E niente, io vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like qui sotto naturalmente se volete, e noi ci vediamo al prossimo video.